mattina, sindaco di Locorotondo, volevamo farle qualche domanda a proposito dell'argomento di questa sera. Volevamo chiederle se tra città metropolitana e provincia lei abbia finalmente capito quali sono i pro e i contro dell'una e dell'altra e lei soprattutto per cosa opterebbe. Intanto, buonasera, grazie per questa possibilità. Più che quali sono i pro e i contro, abbiamo capito meglio quali sono i contro che i pro, cioè le differenze tra l'una e l'altra. Dal riordino, la provincia di Bari, un contrasto per decreto spending review con la Costituzione, con la prima proposta, ossia che le città capoluogo di regione sarebbero state comunque tutte città metropolitane, ma le province sarebbero rimaste, con la modifica del decreto spending review questo non è accaduto, almeno per quanto riguarda la città di Bari che diventa città metropolitana. Di conseguenza il territorio che costituiva la provincia di Bari, fermo restando altre possibilità decisionali da parte dei comuni facendo, che ne fanno parte, diventa l'area metropolitana della città di Bari. L'idea che ci siamo fatti dopo una serie di consultazioni, dopo studi attenti, è quella che entrando noi a far parte oggi come stanno le cose nell'area metropolitana perderemmo l'autonomia di ente locale che oggi abbiamo come tutti i comuni d'Italia. Entrando invece nella provincia costituente Taranto Brindisi manterremo l'autonomia di ente locale. La differenza sostanziale è questa a livello di autonomia. Per quanto riguarda invece le diverse possibilità, ripeto, c'è una grande confusione. Regna una grande confusione che io mi auguro stasera venga quantomeno chiarita il più possibile, non tanto e soltanto per noi, quanto e soprattutto per i cittadini, perché ho sempre detto fin dal principio che quella è la decisione che noi dobbiamo prendere entro il 22 ottobre, cioè noi dobbiamo andare in Consiglio Comunale il 22 ottobre, deve essere la più condivisa possibile dalla cittadinanza. E a questo proposito lei pensa che i cittadini condividerebbero eventualmente l'ingresso nella costituenda provincia di Bari, di Brindisi Taranto? Guardi, io direi dunque su questo, cioè oggi noi, la nostra linea, la nostra teoria è quella che cercheremo di sostenere con forza fino al Consiglio Comunale, che è quella che intanto noi non dobbiamo entrare nell'area metropolitana. Quando io parlavo, lo faccio anche adesso in questi minuti, di approvare una delibera con riserva, così intendevo. Il corpo della delibera è quasi pronto, stasera lo illustrerò. Noi ci esprimiamo, così come hanno fatto anche altri comuni, faranno la maggior parte dei comuni, perché c'è una consultazione tra sindaci ormai quotidiana, non solo del vicinato, perché tutti stanno in questa fase di decisione e di confusione, è quella di non aderire all'area metropolitana aspettando la costituzione degli statuti sia dell'area metropolitana che della costituzione delle nuove province. Nel momento in cui noi verremo a conoscenza di quali sono gli statuti, allora potremo prendere una decisione più seria, più ponderata, che ci consentirà finalmente, con la maturità dovuta del caso e con la consapevolezza del caso, di schierarci e di decidere effettivamente che cosa vogliamo fare. Naturalmente nel corpo della delibera io come sindaco di Locorotondo e noi come Consiglio Comunale auspichiamo che la Valle d'Itria restasse, o meglio, forse per la prima volta. A proposito di Unione della Valle d'Itria, si è parlato di Unione Amministrativa della Valle d'Itria, molti pensano che questo sia soltanto un passaggio formale. Magari. Allora, la Valle d'Itria adesso è stata soltanto utilizzata, diciamo così, da tutti, tranne che dai comuni direttamente interessati. La Valle d'Itria è stata sempre divisa in tre province, perché la Valle d'Itria, voglio ricordare, la Valle d'Itria vera, no? La Valle d'Itria, i comuni che si affacciano davvero sulla Valle d'Itria sono Locorotondo, Martino e Cisternino, faceva parte invece di Brindisi, Martina di Taranto e noi di Bari. Di fatto, pur avendo noi una serie di processi di sviluppo in corso, vedi Medicalda, vedi Area Vasta, vedi Ecomuseo, quindi siamo stati uniti ultimamente molto negli intenti, di fatto tecnicamente non lo siamo stati mai. È chiaro che è l'auspicio non solo mio,
ma di tutte e tre le popolazioni, oltre che dell'amministrazione comunale, perché insieme, uniti, costituiremmo quella forza che ci consentirebbe oggi di dire la nostra e non più di aspettare qualcuno la dica per noi. Un'ultima domanda, area metropolitana o provincia costituenda? Premesso che non sappiamo ancora quali possano essere geograficamente i limiti, non pensa che tutta l'area, dopo Rotondo, Martina, Cisterino, possa restare periferia rispetto al nucleo centrale di una o dell'altra? Se geograficamente oggi siamo di fatto, no? Ognuno purtroppo periferia e non lo saremo comunque, però vorrei invitare tutti a una riflessione molto importante. Una periferia che si chiama Valle, cioè una realtà oggi internazionale, significherebbe, o meglio sarebbe la stessa cosa di una municipalità periferica come potrebbe essere Loco Rotondo, non credo proprio. Quindi a dettare le condizioni, a stabilire il peso specifico vero, saremmo tre, saremmo i comuni della Valle, e mi auguro che saremmo di più. Stasera sentiremo, sono curioso anch'io di sentire anche l'opinione e il parere degli altri sindaci che ci onoreranno della loro presenza. Grazie al sindaco Tommaso Scatigna. Grazie a voi.